Abbiamo fatto i conteggi, è stato diciamo abbastanza semplice. Le risultanze poi sono state quelle di tutte le schede, dei valori, dei migliori si sono equivalsi, però insomma quel qualcosa in più è il risultato in tutte le schede per quelli che chiameremo. Intanto vorrei qua sul palco tutta la giuria, andiamo dai. Quindi DJ Uri J, James Gutierrez, Roberto Blues, Fabio Calvari, Tony Hanson che sta preparando i premi. Facciamo due foto tutti insieme. Ok. Allora, ci siamo, veniamo tutti su. Allora, adesso velocemente, cosa vi è sembrato? Dai. Molto bello e un'esperienza da fare a chi per caso in questo contesto guardando gli è venuta voglia. Bello, elettrizzante, ho visto la gente che ha partecipato e questo credo che sia la parte migliore. E poi comunque tutti bravi, motivati e emozionati, che è quello che serve per fare questo lavoro. Eccolo, ce l'ho. Già te l'ho detto prima, molto divertente, mi sono passato un bel pomeriggio e ti ringrazio di avermi invitato. Spettacolare come sempre, mi sono piaciuti tutti, anche sono tutti anche amici, mi sono piaciuti veramente tanto, complimenti. Beh, la cosa che ho notato io è stata l'evoluzione dell'evento, che ogni tappa è sempre migliore e più professionale, la cosa mi fa piacere e anche valutare i DJ è stato veramente difficile per noi oggi. Ok, allora rimanete qua perché adesso facciamo le premiazioni. Sono risultati in 3-6, insomma su una certa media. Noi non diciamo, gli altri sono arrivati tutti quarti. Come ho già spiegato ragazzi, adesso qua ci sono le schede, le pubblicheremo su Facebook ovviamente con il nome dei giurati. Abbiamo fatto il conto di ogni giurato, per ogni concorrente il voto che ha messo, quindi là è una cosa matematica. E penso che con, fortunatamente per noi che siamo l'organizzazione, ospiti di questo calibro qua, sull'esperienza non c'è nulla da dire, quindi non credo che ci siano cose che poi non sono andate per come dovevano andare. Bando alle ciance, al terzo posto, e qua mi ha fatto piacere perché a me è piaciuto, al terzo posto si classifica Alex Pavone! Applauso! Alex Pavone da Palermo, bravo, molto bravo, anche lui si vede che pure per te qualche anno e qualche chilo fa. Qualche chilo fa, qualche capello fa, perché I capelli anche. Terzo posto, prendiamo il premio, mi ha fatto molto piacere, una foto con lui, come no, poi. Io volevo approfittare 30 secondi per rubare di ringraziare questa organizzazione, ho partecipato qui, ero di passaggio. E sono stati veramente delle persone eccezionali, hanno collaborato, si sono messi a disposizione dallo staff e l'organizzazione. Quindi facciamo un applauso e in nome della Sicilia ringrazio la capitale che mi riospita nuovamente quest'anno. Grazie. Grazie a te, facciamo una foto con lui, lui lo mettiamo in mezzo, dai, lo pistiamo anche un po'. Ok, grande foto. Sì. Okay, grazie a te Alex. Secondo classificato, e qua comunque lui si è fatto il viaggio ma porta a casa qualcosa, da Bari l'ex campione oramai Toni Doccini. Dovevi pur mollare in qualche modo, no? Dai. Ok, allora come Gemme noi ti auguriamo di poter fare qualcosa di più, di poter cominciare a lavorare bene ovviamente con le produzioni o nei locali. Allora dici il tuo pensiero di tutto ciò. Niente, appunto, niente, non hai parole. Ok, spero che com'è assonno, sei stanco, va bene. Toni Doccini secondo classificato, dobbiamo fare la foto, no? Ok, di nuovo.
Ehi, con mio sommo piacere, visto che è un ragazzo che ci segue da un po' di tempo, io non ho votato, i Black Sun non hanno votato, si sono occupati di tenere su l'evento e quindi hanno votato loro, e questo ci fa insomma molto piacere sul fatto che sia una cosa trasparente per tutti. Ci speriamo, ce lo auguriamo, lavoriamo per questo, e comunque banda alle ciance. Oh. Da Vinturno in provincia di Latina, Alessandro Coppola! Hai vinto, Alessandro! Ragazzi, ce l'ha fatta dopo due secondi passi, beh, oggi ha suonato veramente bene. Allora, spero che siamo tutti concordi sul fatto che il ragazzo se lo sia meritato, no? Dalla prossima volta verrai come difensore del titolo, speriamo che questo ti serva per poter progredire in questo affascinante lavoro che poi per molti di partenza è stato un hobby, no? C'avevamo la passione, ci abbiamo messo l'impegno negli anni, ognuno di noi ha fatto qualcosa di positivo per i più giovani, sperando che sia stato un gradito evento per tutti, ringraziando Galleria Commerciale Porta di Roma. Forse al prossimo anno, arrivederci!